Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. È la quarta domenica di Quaresima, fratelli e sorelle carissimi, detta, denominata la domenica della gioia, dall'antifona d'ingresso che abbiamo, che ho recitato all'inizio della Santa Messa. La prima parola era in italiano, allegrati, in latino, letare. A poco più della metà del cammino quaresimale, la Chiesa situa questa celebrazione appunto per farci riflettere sul tema della gioia, perché il cammino quaresimale, di colui viola, la penitenza, insomma, sembrerebbe aver poco a che fare con la gioia, insomma, per chi lo prende sul serio, come spero tutti stiamo facendo, questo è un tempo in cui si prega un po' di più, in cui si fa qualche piccola rinuncia, in cui ci si impegna nelle opere di carità fraterna, quindi tutte cose, queste tre cose, la preghiera, i digiuni, mortificazioni della carità fraterna, sono le tre tradizionali opere penitenziali. Quindi quando uno sente parlare di penitenza non gli viene il primo sentimento, oh che bello, siamo nella gioia. Sembrerebbe essere un po', come dire, tutto ammantato di tristezza, insomma, di cose poco gradevoli, di dolore, insomma, chiamiamolo come vogliamo. La Chiesa dice, attenzione, questa è la domenica della gioia dentro la Quaresima. Perché? Perché in realtà quello che sembra un cammino triste è un cammino allegro, già in sé, e i frutti che porta, se fosse ben celebrato, sono straordinariamente grandi. Il centro di questa celebrazione è la parabola del Vangelo, penso che la ricordiamo tutti, è uno di quei passi del Vangelo che rimane abbastanza impresso e che è conosciuto anche da fedeli che non hanno una grande cultura religiosa, la famosa parabola del figlio prodigo. Oggi si preferisce chiamarla del padre misericordioso, quindi spostando l'attenzione da questo figlio Lazzarone che prima disperde tutto e poi torna a casa con la coda tra le gambe, al padre che è ancora più contento lui di accoglierlo che non il figlio di tornare, no? Quindi questa più o meno la conoscono tutti quanti, però il centro, il cuore di questa celebrazione è proprio nelle prime parole che ci ha detto San Paolo all'inizio della seconda lettura, su cui mediteremo un pochino insieme, ed è questo: fratelli, se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Sapete che oggi c'è un po' questa mania, specialmente nel nostro tempo, oggi questo è il tempo delle novità a tutti i costi, siamo in era multimediale, lo sapete che una cosa, oggi, domani è già vecchia e stiamo tutti quanti correndo in continuazione con tutti quanti gli aggiornamenti tecnologici, mass mediatici e soprattutto da social network. Tu pubblichi una cosa oggi, domani è vecchia, pubblichi un video oggi, domani è vecchio, l'ho già visto in film troppi, devi fare sempre qualcosa di nuovo. Ma con tutte queste montagne di novità che ci incalzano in continuazione, rischiamo di perdere d'occhio la grossa novità della nostra esistenza. San Paolo ci dice, attenzione, se la tua vita si radica in Cristo, è un'altra cosa. Quello che c'è stato fino a ieri appartiene al passato. C'è qualcosa di realmente nuovo nella tua esistenza. Ecco, le due letture, San Paolo poi spiega dove si celebra questo passaggio, diciamo così. Voi sapete che Pasqua, etimologicamente, noi stiamo andando verso la Pasqua. Pasqua etimologicamente significa passaggio da una a un'altra realtà. Il popolo di Israele celebrava la Pasqua, adesso lo vedremo, perché? Perché celebrava la fine della schiavitù dell'Egitto e la conquista della terra promessa. Significa significativamente la prima lettura tratta dal libro di Gesù e ci narra il primo giorno in cui gli israeliti raggiungono la terra promessa, dopo 40 anni di esodo nel deserto e 500 anni di schiavitù in Egitto. È tanta roba, eh? Comincia così: in quei giorni il Signore disse a Giosuè, oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto. Gli israeliti rimasero accampati, celebrarono la Pasqua al 14 del mese, il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra e a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra promessa, della famosa terra promessa, la manna cessò. Ricordiamo tutti quanti cos'era la manna, no? La manna era un cibo miracoloso che Dio aveva provveduto a Israele durante i 40 anni di cammino.
bambino nel deserto. Quindi, tanta sofferenza, tanta tribolazione, tanta schiavitù, tanto cammino, ma alla fine Dio ha trionfato, Dio ha mantenuto le sue promesse, Dio mi ha liberato dall'oppressione e mi ha ridato una vita nuova. Questo è il messaggio della prima lettura. La seconda lettura cosa dice? San Paolo ci ricorda: se uno è in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate e sono nate di nuove. E poi cosa, di che cosa parla? Parla di questo ministero della riconciliazione che Gesù ha affidato agli apostoli e poi lancia un'esortazione che io faccio mia, vi supplichiamo nel nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Voi sapete che oggi nei nostri tempi il sacramento della penitenza o confessione si chiama assai più propriamente sacramento della riconciliazione, cioè è un sacramento dove si celebra la rinnovata pace fra Dio e l'uomo. Chi sta in pace? Ricordate, prima di fare la Santa Comunione, il sacerdote dice: scambiatevi un segno di pace. Perché? Perché se io non sto in pace con Dio, quindi non mi sono confessato, e con il prossimo, quindi non sto in pace con tutti, non posso andare a ricevere Gesù, che chi è Gesù? È colui che ha riconciliato Dio con l'uomo e gli uomini tra di loro. Quindi la grande, come dire, la grande sfida e anche la grande meta della Quaresima è giungere a questa perfetta riconciliazione tra Dio e l'uomo e tra gli uomini tra di noi. Chiaramente il Vangelo approfondisce la prima dimensione con la parabola del figlio prodigo o del padre misericordioso, come preferiamo. Anche qui questa parabola ha un punto focale, fondamentale. Ci fermiamo su questo e poi chiudiamo queste breve riflessioni. Che è questo passaggio. Allora, il figlio maledetto ritornò in sé, si può anche dire rientrò in sé e disse: cosa è successo a questo figlio? Perché ha fatto tutte queste cose? Questo figlio è stato semplicemente ingannato. Pensava che la felicità della vita, come molti pensano, fossero quelle che gli uomini chiamano la bella vita. Dammi la parte del patrimonio, fammi fare un po' di bella vita. Ecco, la prima domanda che noi dobbiamo oggi porci è questa, però devo essere sinceri. Io penso che la bella vita sia la vera vita, quindi mi piacerebbe averci un sacco di soldi, tutte le vacanze possibili e immaginabili, poter non lavorare, avere milioni di euro in banca, investiti, così che possono, quello che mi fanno, non c'ho pensieri, non c'ho niente, la mattina e la sera, la salute, il benessere, tutto quello che mi passa per la testa. Sinceramente noi con noi stessi dobbiamo chiederci: che pensi lei di questa cosa? L'hai visto? Se venisse la lampada di Aladino, d'accordo? Che ti esaudisce un desiderio, questo è il desiderio? Noi dobbiamo chiedercela questa cosa, perché il figlio prodigo, ma anche molti altri figlioli prodighi, anche nostri contemporanei, ce ne sono tantissimi, d'accordo? Storie di grandi conversioni, io ne ho conosciuti due o tre, anche abbastanza famosi, conosciuti di persone. Ho conosciuto una buon'anima, per esempio, di Leonardo Mondadori, un libro molto bello da leggere, quello che scrisse con Vittorio Vessori, che si chiama Conversione, dove narra la sua vita. Una persona più riuscita di Leonardo Mondadori, capite, presidente di una delle più grosse case editrici italiane, una vita trascorsa tra donne e motori, tre matrimoni e tutto quello che voleva, andate a vedere cosa scrive in quel libro e come ha terminato la sua vita. Ho conosciuto per esempio personalmente Claudia Colbe, l'attrice, che era attrice insomma non proprio, come dire, casta e pura, ecco. Purtroppo ha avuto anche lei un'esperienza molto molto forte di conversione. Ho conosciuto personalmente anche un altro personaggio abbastanza in vista, insomma abbastanza conosciuto, diverse persone, ce ne sono anche qualcuna di qualche tempo indietro, e a volte ci sono testimonianze drammatiche di questa cosa, no? Io per esempio ricordo quando ero piccolino, non me lo posso dimenticare, forse che c'ha qualche anno di più, ma ero piccolo, sotto i 10 anni, quando si suicidò a Alighiero Moschese. Qualcuno di voi se lo ricorderà, un attore simpaticissimo tra l'altro.
E mi ricordo quando ero un po' più grandicello, quando si suicidò il figlio di Agnelli, Giovanni Agnelli, ricordate? E io mi chiedevo, questi che c'hanno da suicidarsi? Che gli manca? Capite? Quindi, dov'è quella felicità che tutti gli uomini cercano ma quasi nessuno trova? Questo ha fatto esperienza che nella bella vita quello che si cerca non c'è. Rientra in sé e dice, torniamo. Allora, a questo punto, nel rientro in sé, è fondamentale. Guardate che il tempo di Quaresima è ben vissuto se si riesce a vivere questo evento. La prossima settimana avremo un momento molto importante, comunitario. Ci sarà per 3 giorni esposto in chiesa il Santissimo Sacramento. Mi dicono che sono anni che non si fa questa cosa. La chiesa sarà blindata dal silenzio più assoluto, d'accordo? E ci sarà la possibilità di stare, sostare in silenzio davanti a Gesù, ripensare la nostra vita davanti a Lui, fare un po' il punto della situazione, chiederci dove stiamo andando, dove stiamo camminando, dove è orientata, dove è polarizzata la mia vita. Capite? Perché la nostra vita è affidata alla nostra responsabilità, siamo noi che dobbiamo porci seriamente alcune domande e chiederci verso dove stiamo andando, permettere anche al Signore di parlare al nostro cuore. Perché se questo non avviene, guardate, uno può sentire messe, prediche, tutto quello che vuole, ti scivola tutto quanto addosso, verso una vita che è impermeabilizzata da tante cose e rimane sempre la stessa. Il punto fondamentale è questo rientrare in se stessi, perché è dentro il tuo cuore che Dio fa risuonare la sua voce, dentro il tuo, cioè si può ascoltare la voce di Dio, non c'è bisogno di chi sempre ti parla dal di fuori, il sacerdote, il Papa, non so chi altro possa essere, che ti fa, come dire, in qualche modo da interprete, che ti sollecita un po' più in cuore. C'è un momento in cui la nostra vita si decide tra noi e Dio. Verso questo momento il Signore cerca di portarci, capite, ma non ci porta violentandoci. Dobbiamo fare in modo di trovare del tempo per metterci davanti a noi e per poter sentire cosa ci sta dicendo e suggerendo. Forse sarà il caso di fare una bella confessione tutta la vita? Magari, cosa è, una grazia grandissima. Momento delle grandi decisioni da prendere davanti al Signore? Magari. Ecco, questa è la possibilità di svolta che ci viene offerta. Quando si incontra personalmente il Signore, lasciatevi riconciliare con Dio, se uno in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove, la vita cambia. La più grande testimonianza di una persona che ha incontrato il Signore non sono le chiacchiere che fa, è una vita diversa e una gioia e una pace che tutti vivente in voi. Contro queste due testimonianze non ci sono chiacchiere che valgono. Quando queste cose non si vedono, la nostra vita è ancora stantiamente trascinata dentro le solite cose, le piccole cose della vita terrena, le cose vecchie che non ci riempiono la vita e non ci danno la gioia di vivere. Chiediamo al Signore per l'intercessione di Maria che in questo tratto di tempo che ancora ci rimane, approfittando anche delle occasioni che la sua grazia ci pone davanti, possiamo metterci in condizioni di poter vivere e gustare quella gioia che tutti cercano e che il Signore ci promette e che io vi testimonio, soltanto Lui autenticamente e veramente può dare al nostro cuore. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.